È il momento di ritrovare il nostro Biagio Mannino. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Allora, eccoci qua come sempre a parlare di cose interessanti, di politica internazionale, di tante cose, insomma. Ma questa mattina stavo ragionando sul fatto, hai notato che i politici sono sempre gli stessi, non cambiano mai, c'è una paura forse a sostituirli, non so, faccio l'esempio della Germania, per esempio c'è stata questa cosa che Scholz è entrato, però è stata, come dire, per anni siamo andati avanti sempre con il stesso cancelliere, con la Merkel, eccetera. Come lo spieghi tu questa cosa, che questi qui restano sempre lì e girano e continuano a girare? Ma guarda, il discorso è che in questo momento storico e la paura si lega al cambiamento, come dire, il sistema globale che sta cambiando sostanzialmente, perché il post 2020, la pandemia e tutto ciò che ha portato, accorgersi di quanto il mondo sia di fatto fragile e contemporaneamente tutti quegli schemi, quegli equilibri che si erano venuti a creare fino a quel momento ora non ci sono più, ebbene la certezza, l'unica certezza è le persone con cui si ha a che fare. Allora nel contesto internazionale avere sempre quelle figure di riferimento diventa quasi una strada obbligata in un ragionamento di tipo limitativo, se vogliamo, di una concezione di quella che è poi di fatto la definizione di democrazia, perché noi parliamo molto di democrazia, la citiamo molto la democrazia, diciamo viviamo in un contesto democratico, ma la democrazia tra i suoi vari elementi costitutivi ha anche l'alternanza, altrimenti sarebbe un po' un controsenso, figure che si alternano e che lasciano spazio ad altre figure proprio per dar spazio a quella che si chiama la rappresentatività di tutti, nel senso che tutti devono essere rappresentati in un modo o nell'altro. Invece oggi la tendenza è guardare con preoccupazione a chi subentra, anche perché dobbiamo sottolineare un aspetto: nell'ambito della politica internazionale, quando uno Stato guarda un altro Stato, non è molto interessato alla qualità, alla situazione sociale interna di quello Stato, quanto piuttosto a come la realtà esterna di quello Stato si muoverà sullo scacchiere internazionale. Poi quello che succede a casa loro di fatto sì, è importante, ma non più di tanto. Allora noi stiamo assistendo sicuramente in questo periodo a delle conferme più che a delle novità. La conferma più vicina a noi è stata la rielezione del presidente Mattarella, presidente uscente, cosa che poi avevamo già visto precedentemente con Napolitano, un qualche cosa che in Italia di fatto evidenzia come ci sia una sorta di blocco nel poter andare in direzioni anche nuove. E così Mattarella è stato riconfermato assieme alla figura di Draghi, che rappresenta nell'ambito internazionale una garanzia perché conosciuto, e quindi le due cariche fondamentali, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostanzialmente danno una continuità nelle relazioni internazionali, e la speranza generalizzata nel contesto globale va sempre nella solita direzione. Così in Germania, Angela Merkel, citavi prima, 16 anni questa figura che era data per scontata, Angela Merkel uguale Germania. A un certo punto la stessa Angela Merkel ha ritenuto opportuno uscire dalla scena, dal contesto, e infatti non si è ripresentata alle elezioni. Probabilmente se si fosse presentata alle elezioni ci sarebbe stata di nuovo Angela Merkel. E una sensazione di disagio è venuta quando è stato eletto il nuovo cancelliere Scholz, che di fatto non la figura in sé, quanto piuttosto adesso dove andrà la Germania. Erano tantissime le valutazioni che si facevano in quel momento, perché il dubbio era prevalente quale sarebbe stata la nuova linea che la Germania avrebbe preso nel contesto europeo, nel contesto globale.
per poi dare anche lì una conferma, come dire, sì, abbiamo cambiato il cancelliere, ma il presidente, il sistema tedesco è simile a quello italiano, il presidente rimane lo stesso Steinmeier, rieletto presidente della Repubblica, e anche lì una mezza continuità. Non parliamo poi della continuità che noi vediamo in altre realtà, la Russia, Vladimir Putin dai primi anni 2000, ma Putin ovviamente è una figura presente nel contesto della politica russa ben da prima, ma la continuità è lì presente, anche lì tutto sommato figura molto criticata, ma si sa con chi si ha a che fare. In Francia stiamo vedendo le elezioni che in questo momento stanno caratterizzando appunto la Francia, e da parte della politica europea e mondiale anche, la speranza tutto sommato va nella direzione proprio di Macron. La Le Pen rappresenterebbe una novità troppo dirompente, la Le Pen rappresenta una rottura con tutta quella politica che di fatto è la continuità, e contemporaneamente noi abbiamo sentito delle espressioni anche da personalità del contesto della politica italiana, cito ad esempio Enrico Letta, ma non solo, una vittoria della Le Pen rappresenterebbe sostanzialmente, così è stato detto, la conclusione dell'Unione Europea. Anche qua si aprono altri scenari, come dire, cambiare le figure di riferimento significa andare incontro a qualche cosa che rappresenta l'incognita, che rappresenta il potenziale danno e di conseguenza la paura. Questa paura che ci accompagna ormai quasi come una costante e mette in evidenza la debolezza nuovamente però della democrazia nel contesto globale, perché la democrazia, come dicevamo, è cambiamento, la democrazia è alternanza, ma soprattutto la democrazia deve essere intenzione di fare, non intenzione di limitare qualcun altro. Non è in nome della paura dell'avversario che tu sei legittimato a governare, ma tu sei legittimato a governare per quello che porti personalmente nel contesto dello Stato. Ed è qui come cambiano i punti di riferimento, l'abbiamo visto in tantissime occasioni, come poi in definitiva l'interpretazione di quello che è il concetto basilare della democrazia abbia assunto in tutte le sue caratteristiche poi in definitiva dei cambiamenti che rendono sempre meno importanti quei valori e ne portano altri che però di fatto tanto democratici sembrano proprio non essere. Beh, molto interessante tutto ciò. Senti, ma questi personaggi, i profili di questi personaggi, possiamo magari incominciare a tracciare qualche profilo di questi intoccabili, chiamiamoli così, Ma guarda, i profili, parliamo magari dei tre principali che in questo momento noi vediamo nei tre contesti più importanti del mondo. Vladimir Putin, che in questo momento ovviamente è al centro dell'attenzione, Joe Biden e Xi Jinping. Ecco, guardiamo queste tre figure. Beh, Vladimir Putin è presente nel contesto della politica attiva al vertice della Russia dai primi anni 2000, ma in realtà lui nell'apparato dello Stato era benché presente, era uno dei protagonisti del KGB in Germania Est, ha vissuto il crollo del muro di Berlino per poi rientrare nel contesto della politica al fianco del sindaco di San Pietroburgo, per cominciare a muoversi non solo nella politica ma per apprendere anche quelle che sono le strutture dello Stato. Diciamo, gli anni 90 per Putin hanno rappresentato un'esperienza formativa molto importante e contemporaneamente una scalata alle cariche, tant'è vero che poi era estremamente vicino a Boris Yeltsin, tant'è che Boris Yeltsin poi alla fine degli anni 90 lo volle al suo fianco e da lì Putin ha raggiunto i vertici senza lasciare spazio sostanzialmente agli altri. Un carattere sicuramente forte, una personalità che piace molto ai russi.
In questo momento in cui nel contesto della contrapposizione dell'Ucraina da parte dell'Europa, da parte degli Stati Uniti, arrivano delle accuse nette nella direzione di Vladimir Putin, ebbene in Russia sta accadendo esattamente il contrario. In Russia Vladimir Putin ottiene in questo momento storico l'83% dei gradimenti da parte dei cittadini russi, come dire, i russi sono a fianco di Putin nonostante tutte le critiche che sono state mosse in questo momento, ma anche nel recente passato per altre questioni. Su Putin si dicono tante cose, tra il mito e la leggenda. Pensa che per rendere l'idea della figura e di quello che nel contesto russo anche Putin rappresenta, ci racconta che all'indomani del crollo del muro di Berlino, una delle caserme del KGB, dove appunto Putin era presente, era l'unico lì presente a difendere la caserma, venne circondata da una folla inferocita di tedeschi che volevano abbattere questa caserma. Putin uscì fuori con una pistola e disse: in questa pistola ci sono 7 colpi, uno è per me, chi vuole gli altri? E la folla se ne andò via. Ecco, quindi diciamo che per quanto riguarda Putin si costruiscono anche storie tra il vero e il leggendario, proprio per dare l'idea che comunque nel contesto della storia russa Putin ci resterà sicuramente. Storia ben diversa invece è quella di Biden, perché Biden è una figura anche nella contrapposizione che lui ha avuto in ambito elettorale nel corso del 2020 con Donald Trump, erano le figure decisamente agli opposti. Donald Trump, questo miliardario eccentrico che pone se stesso di fronte a tutti, la Trump Tower, l'aereo personale con la scritta Trump visibile da tutte le parti, insomma Trump lo si conosce come un personaggio estremamente focoso. Ebbene Biden invece ha rappresentato sempre nel contesto statunitense l'uomo nell'ombra, l'uomo anche, se vogliamo, della sfortuna, perché nel momento in cui lui, il padre era un venditore di automobili, quindi l'origine è un'origine normale di persone che vivono la quotidianità in modo normale, nei primi anni 70 lui raggiunge le prime cariche, i primi vertici politici, ma nel momento in cui lui raggiungeva questi successi, proprio nel 72, a una settimana dal Natale, una notte la moglie con la figlia e i due figli vengono travolti da un'automobile e in questo incidente muore sia la moglie che la figlia, i due figli restano gravemente feriti. Da quel momento per Biden la vita ovviamente assume un tono completamente diverso ed è qui che si affianca la figura del Biden che guarda molto al contesto interno ma poco al contesto estero, tant'è vero che ha dei riflessi anche in questo momento la politica di Biden sul suo modo di concepire la stessa politica, perché in pratica lui dai primi anni 70 ha vissuto la presenza nel contesto politico, alle problematiche familiari, fino ad arrivare a quel fatidico, potremmo dire così, 2008. Quando nel 2008 a Denver ci fu la convention del Partito Democratico, nel quale i due candidati, Obama da una parte e Hillary Clinton dall'altra, si scontravano in modo definitivo per andare a portare chi sarebbe stato lo sfidante di McCain alle elezioni presidenziali del 2008. Ebbene, i due, una campagna elettorale veramente focosa, arrivarono a un punto tale che qualcuno diceva che tutto sommato i sondaggi davano Obama primo e tutto sommato la Clinton poteva essere la sua vicepresidente. Obama disse no e scelse una persona che praticamente nessuno conosceva, la figura che era sempre stata nell'ombra, ovvero Biden. E Biden diviene così vicepresidente con la vittoria di Obama e riconfermato poi nel 2012. Ma di nuovo le vicende personali nel 2015 colpiscono Biden nuovamente, perché uno di quei due figli sopravvissuti muore.
E a quel punto quel percorso che lo avrebbe visto forse come naturale candidato alle elezioni primarie del 2016, lui ritiene di ritirarsi, di concludere il suo percorso. Infatti sarà Hillary Clinton che si scontrerà con Donald Trump, ma gli anni sono passati e Biden è stato, come dire, di nuovo indotto a rientrare nel contesto della politica fino al 2020, quando poi nel 2020 si ricandiderà e diventerà presidente in quella campagna elettorale assolutamente inconsueta, in un 2020 ovviamente caratterizzato dalla pandemia che aveva colpito particolarmente gli Stati Uniti e che di tutto è successo negli Stati Uniti perfino al 6 di gennaio del 2021 con l'assalto al Congresso. Per concludere rapidamente, Xi Jinping invece, lì andiamo nella razionalità. La razionalità cinese determinata e che porta delle linee assolutamente pragmatiche senza ombra di dubbio. Xi Jinping si riferisce prevalentemente alla figura di Mao ed è questo che nel contesto cinese viene molto criticato, perché i grandi riformisti Hu Jintao, Jiang Zemin, Deng Xiaoping da parte di Xi Jinping vengono invece messi un po' da parte, anzi vengono messi da parte. Xi Jinping è la figura accentratrice, tant'è vero che nel 2018 indusse l'Assemblea Nazionale del Popolo Cinese sostanzialmente in maniera indiretta a modificare la Costituzione cinese. L'Assemblea Nazionale del Popolo è un po' il Parlamento, diciamo così, composto da 3.000 delegati. Bene, per la modifica della Costituzione cinese 2.998 votarono a favore, uno si astenne e uno era assente. Che cosa prevedeva la modifica? L'eliminazione dei limiti di mandato alla Presidenza. Ed ecco che Xi Jinping vedeva per se stesso aprirsi la via dell'eternità come Presidente, ma in questo momento storico è molto 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 criticato nell'ambito interno della politica, del contesto del Partito Comunista Cinese, tant'è vero che a novembre ci saranno le nuove elezioni presidenziali all'interno del contesto del Partito Comunista Cinese e la figura di Xi Jinping non è più così inattaccabile. Beh, insomma, ci hai raccontato veramente dei profili molto molto interessanti, soprattutto sei sempre la nostra memoria storica e quindi ti ringraziamo per questo viaggio. Per oggi allora è tutto, ci risentiamo domani. Grazie, ciao Graziano. Ciao, buona giornata, ciao.